Mi dispiace, buongiorno, vi presento subito gli ospiti di oggi, sono i rappresentanti dell'ARVU, quindi dalla mia estrema sinistra, la vicepresidente dell'ARVU, Bruna Cucchiaro, mi fermo sempre perché il timore di sbagliare l'accento, l'avvocato Antonio Di Salvio Reale, che è l'avvocato dell'ARVU, poi invece una novità, Franco Cirulli della UIL, degli enti locali, in ovviamente sostegno dei vigili urbani dell'ARVU. E il presidente Corlo, che sicuramente conoscete, Mauro Cordova, c'è sempre per telespettatori, dice no comandante, No, no, comandante. invece diciamo comandante. Allora, partiamo come dire, da una notizia dell'ultima ora, abbiamo appresa, come dire, non so se, può darsi che non la conosciate neanche voi. Sembra che al comando ci sia stato qualche colpo di troppo, qualche rumore eccessivo, qualche pistola che è partita in causa, che è successo? Lo sapete? Purtroppo lo sappiamo e pensavamo che la cosa non fosse già uscita con questa velocità. Sì, purtroppo è la seconda volta che accade. Questa mattina un collega che era andato al poligono di tiro, rientrando al comando con la pistola, non si è reso conto di avere i colpi, insomma, sono partiti due colpi di arma da fuoco. E questo riaccende la polemica che abbiamo già iniziato da molto tempo, che dobbiamo riconoscere al sindaco Alemanno che è stato l'unico sindaco che ha avuto coraggio nell'affrontare il problema, cioè l'armamento della polizia locale, quindi ne diamo atto, però non ha creato le condizioni per poter comunque dare l'armamento agli operatori e agli ufficiali in maniera adeguata. Le faccio un esempio: non abbiamo un poligono di tiro nostro, non abbiamo le almerie se non una al comando del corpo. Il regolamento dell'armamento prevede almeno due esercitazioni l'anno presso il poligono di tiro, non ne facciamo una. E questo non mette nelle condizioni gli operatori di tenere l'arma in sicurezza. L'abbiamo più volte denunciato, più volte affrontato questo argomento, ma sembra che quasi non interessi nessuno. Chissà, forse come succede quasi sempre nel nostro paese, si aspetta il peggio. Io mi auguro che questo non avvenga, però dai segnali che giungono siamo un po' tutti preoccupati, perché, ripeto, per avere l'arma bisogna essere formati e noi non siamo così formati come dovremmo. Così come le altre forze di polizia. E poi c'è tutto un discorso a monte per l'armamento, che noi abbiamo fatto dei corsi, dei pseudocorsi di preparazione, perché comunque oggi come oggi avere un'arma, insomma, è una grossissima responsabilità. La stragrande maggioranza degli operatori della polizia locale non sa perché non è stata formata, quando poter usare l'arma, quando estrarre l'arma, in che situazione estrarre l'arma, e questo mette nelle condizioni l'operatore non solo di grande disagio, ma di grande pericolo, di grande rischio per la sua incolumità. Quindi c'è cioè, una richiesta, se capisco bene, insomma, di sollecitare un addestramento adeguato a quelle che poi sono le funzioni, insomma, Ma questa è la logica, mi pare, assolutamente sì, no? cioè qui deve scendere in campo il sindaco, deve dare l'input giusto al nuovo comandante del corpo, se riesce a contattarlo, mi guarda così, No, 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 si riesce a anche perché era una contattarlo, no, perché non lo vediamo, quasi nessuno lo vede, so che parla tramite SMS, tramite email, insomma, quindi se riesce, diciamo, comunque a contattarlo, ecco. Di dirgli, insomma, di fare in modo che si riprenda in mano questa situazione.
torneremo poi sul problema del vertice dei vigili, con quello che ha comportato tutte quante le vicende, però proprio vorrei coinvolgere subito il sindacalista e quindi il presidente dell'Arvo immediatamente dopo, per tentare di fare un bilancio su quella che è stata, riguardo ovviamente al problema dei vigili, quella che è stata la giunta Alemanno in questi 5 anni. Oramai insomma si va verso il rinnovo, quindi un giudizio si può dare, un bilancio si può fare, no? Sì, no, la giunta Alemanno è stata, come dire, molto vicina alla polizia municipale. Forse dovrebbe stare, come diceva Mauro Corda, un po' più attenta, nel senso che non basta solo dare i soldi. Alemanno, per la verità, i soldi ce li ha dati, nel senso che è stata disponibile e negli straordinari e nell'acquisto del vestiario. Bisogna stare più attenti nel funzionamento del corpo, cioè la polizia municipale deve poter operare nell'ambito delle proprie competenze, che la dico molto più chiara. Noi non dobbiamo fare dei blitz antidroga, come è già successo. Non lo dobbiamo fare perché non ci compete, a meno che non ci imbattiamo casualmente, cioè fermiamo una macchina per un controllo, troviamo della droga e chiaramente portiamo a termine quell'operazione senza chiamare forze di polizia dello Stato. Ma cosa diversa è che noi programmiamo, come è già successo altre volte, e delle vere e proprie operazioni blitz antidroga. Questo secondo me la polizia non lo deve fare, ci sono le forze di polizia dello Stato che devono fare questo. Tra l'altro mettiamo a forte rischio la salubrità, l'incolumità del personale, perché noi non siamo addestrati per fare blitz antidroga, cioè non siamo, tant'è vero che quando andiamo al poligono noi facciamo come dire, delle esercitazioni in modo statico, non dinamico, come fanno le forze speciali dello Stato, per esempio, o come fanno reparti speciali dei carabinieri. Noi facciamo in modo statico, cioè gambe divaricate, puntiamo e spariamo. Chi fa operazioni antidroga programmate fa un'operazione di tipo dinamico, anche perché oggi, l'avvocato poi mi darà conforto, sparare ad un anche delinquente in posizione statica, gambe divaricate puntando, spesso si rischia l'omicidio volontario. Non è una legittima difesa, non è un rispondere al fuoco di uno che o un eccesso di difesa. Cioè noi ci abbiamo spesso, augurandoci di non dover mai estrarre l'arma, ma insomma difficilmente il vigile ha un conflitto a fuoco vero e proprio. E quando ce l'ha, spesso rischia l'eccesso di legittima difesa o, nel peggiore delle ipotesi, l'omicidio volontario, cioè puntando un'arma a qualcuno che sta scappando. Noi questo dobbiamo evitare. Ritornando alla giunta Alemanno, la giunta Alemanno ha dato vestiario, addirittura un comandante diceva al sindaco che ha speso, senza fare nome, Zanetti, 18 milioni d'euro in 3 anni. Questo ce lo disse il sindaco in una trattativa sindacale. 18 milioni d'euro in vestiario in 3 anni credo che sia una spesa congrua, insomma, anzi il sindaco si stupiva di che cosa avevano comprato, forse troppo. Io credo che forse il vestiario dovrebbe costare un po' meno, forse dovremmo, come dire, fare delle spese consociative con altri comuni per poter risparmiare, però io dovessi essere sincero, non sono in grado, di affermare che la giunta Alemanno in termini di soldi ha dato molto, forse doveva sorvegliare un po' più sulla operatività del corpo. L'organizzazione anche, certo. Ebbene, allora, invece il giudizio del presidente dell'Arvo qual è? Allora, la giunta Alemanno, ripeto, diciamo, ha avuto all'inizio attenzione per i problemi del corpo, che poi di riflesso sono i problemi della città. Secondo il nostro giudizio, Alemanno si è perso tramite i cattivi consiglieri. Alla fine di tutto quello che era il suo programma elettorale ha attuato soltanto l'armamento, cioè quel suo programma elettorale che addirittura secondo noi era eccessivo, perché parlava addirittura di guanti antitaglio, giubbetti antiproiettili, casco antisommossa. Beh, devo dire che noi ci abbiamo neanche la penna per scrivere. Adesso tornando al vestiario, il vestiario hanno cambiato i nostri Gore-Tex che avevano appena 2 anni, sostituendoli soltanto perché dietro c'era scritto Polizia Municipale e oggi c'è scritto Polizia Roma Capitale. Forse magari se andavano da una rammendatrice, facevano qualcosa di carino, di sobrio, si applicava con 20 euro, magari si eliminava il problema, invece sono stati spesi
acquistati i primi 3.300 e sono state spese, mi sembra, 1 milione di euro. Beh, insomma, forse se andavano spese in maniera diversa l'avremmo gradito un po' più tutti. Avvocato, il rappresentante della UIL poneva un problema su un certo, come possiamo dire, tipologia di intervento, no? Però andando a vedere quelle che sono le competenze municipali in generale, tra le competenze c'è anche quella di essere polizia giudiziaria e interviene in collaborazione con il pubblico ministero, quindi il problema quindi è un problema funzionale o un problema di non rispetto di quello che prevede la normativa? No, guardi, io le posso dire che sarà sulla scrivania del sindaco e anche dei vari dirigenti una nostra lettera fatta a nome dell'ARVU, ovviamente, nella quale lettera io chiedo al sindaco, a chi può definire bene la figura giuridica del vigile urbano, perché in realtà c'è stato nel nostro mondo giudiziario un susseguirsi di sentenze che prima ha riconosciuto il vigile urbano ufficiale di polizia giudiziaria oppure agente di polizia giudiziaria, poi altre sentenze hanno smentito questa qualifica, altre ancora l'hanno data per metà. Il problema, c'è una serie di problemi che sorge dalla qualifica di agente di polizia locale. Il primo problema è che loro sono in servizio per 6 o 8 ore o anche delle volte 10 ore. Si pone un problema giuridico, qual è? Quando finisce il proprio servizio, il vigile urbano chi è? Che figura ha? Uscendo di strada, che cosa fa una volta uscito dal corpo? Dario, il problema della pistola, lui uscito dal corpo detiene la pistola. Potremmo trovare anche dei carabinieri, dei poliziotti che fermando una macchina condotta dal vigile urbano, visto armato, possa fare una denuncia ai sensi della 110 del 75 per porto abusivo d'armi, perché il problema sorge proprio in questa fase a livello giuridico. Quando lascia il servizio e non ha più la divisa, può tenere con sé la pistola? E se la può tenere, quale garanzia ha il vigile urbano di tornare a casa e riporre la pistola? Dove la ripone? Un altro problema che è legato proprio, fondamentalmente contrasta l'articolo 3 della Costituzione, che è la libertà di movimento e l'eguaglianza con gli altri. Se una sera succede che il vigile urbano viene chiamato a Latina da un familiare, lui deve correre e corre con la pistola dietro. Ovviamente siamo al di fuori di quella che è la provincia di Roma e tutto quanto, quindi anche lì sorge il problema che lui non può portare la pistola fuori della provincia perché il suo ruolo è legato, lui è vigile urbano Roma Capitale, non è vigile urbano di Latina o di altri versi, per cui ci troviamo di fronte a tutta una serie di problematiche che ovviamente non sono state mai affrontate. Quindi diventa, ed è secondo me giuridicamente a mio parere, una figura ibrida. Quindi credo che si debba porre un limite o quantomeno una regolamentazione a tutte queste tre cose che diciamo: l'arma, dove tenerla, che cosa farne e se si può portare dietro, e la figura che ha il vigile urbano una volta che dismette dal servizio. Allora, chiediamo invece al vicepresidente, perché nelle competenze del vigile urbano c'è l'urbanistica, c'è la componente annonaria, un'infinità, quella del traffico e via dicendo, il tutela dell'ambiente, sono talmente tante che diciamo abbiamo 100 compiti. Ecco. I cittadini che invece ci seguono da casa sono in maniera particolare interessati al problema della sicurezza. Rispetto alle cose che abbiamo detto adesso, quanto vale nei confronti della sicurezza e del controllo del territorio? Allora, proprio perché abbiamo 100 compiti, purtroppo succede molto spesso che il vigile urbano ormai per strada è un animale quasi in estinzione. Se ne vedono pochi. E non è che lo facciamo apposta o ci nascondiamo o chissà dove stiamo. Siamo impegnati in 2000 operazioni di servizio. Come diceva il collega Franco Cirulli, facciamo i blitz antidroga, ci occupiamo dell'antiprostituzione, intercettazioni telefoniche, atti di polizia giudiziaria demandati dalla magistratura e anche di iniziativa, perché se io vengo a conoscenza nel mio lavoro di un reato, comunque devo procedere a un'attività di indagine di polizia giudiziaria.
Tutto questo che cosa comporta? Comporta il fatto che vengono sottratte risorse. Siamo sempre sui 1.400. Se copriamo da una parte, la coperta è quella, la togliamo dall'altra parte. La sicurezza sarebbe quella di avere i vigili con pattuglie appiedate, secondo me, sostenute anche da pattuglie automontate, quindi motociclisti, perché sicuramente un controllo capillare del territorio è sicurezza. La sicurezza non è solo sicurezza di furti, reati, la sicurezza è anche prevenire gli incidenti stradali. Anche di percezione molte volte. Anche di percezione, ma subentra anche un discorso di sicurezza per quanto riguarda gli incidenti stradali. Logicamente trovarsi a incroci presidiati porta il cittadino a rispettare le regole, perché comunque in primis noi cerchiamo di fare azioni di prevenzione. Laddove l'azione di prevenzione purtroppo non è possibile, si passa all'azione repressiva. E quindi meno agenti per strada danno l'idea che si può fare ciò che si vuole, perché non si viene colpiti. La sicurezza è tutto questo. Allora, Presidente Cordova, in queste trasmissioni abbiamo sempre affrontato il problema dell'organico, no? E anche le cose che diceva adesso la vicepresidente pone, no? Ripropone questo tema. Però poi i concorsi sono stati, si è attinto anche a tutta una serie di situazioni precedenti e così via. Questo ancora non riesce a soddisfare il fabbisogno, e la domanda è, il fabbisogno, insisto su questo tema, rispetto alla domanda di sicurezza dei cittadini romani? Assolutamente no. Noi siamo ancora un organico che è previsto nella pianta organica di 8.400 e qualcosa, e siamo 6.200-6.300, quindi siamo sotto organico di almeno 2.200-2.300 unità. Ma in una città come Roma, viste le incombenze che ci arrivano da magistratura, da enti, istituzioni, dalla burocrazia ferraginosa, dalle procedure che sono diventate veramente invivibili. Guardi, noi abbiamo dei colleghi, delle colleghe che girano con i troller, qualcuno rimane, abbiamo una modulistica, cioè voglio dire una serie di garanzie, super garanzie per un banale sequestro di un ciclomotore, cioè è allucinante. Siamo pochi. Una città come Roma dovrebbe avere almeno una pianta organica di 10.000 vigili urbani, ma per stare, diciamo così, nella normalità, la quasi normalità, siamo pochissimi, siamo male utilizzati, male organizzati, abbiamo queste procedure che soffocano il corpo e purtroppo non c'è una programmazione. E questo che cosa, che risultato dà? Quello che il vigile urbano viene sempre visto sempre di meno nei quadrivia, nelle strade, nelle periferie, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Che il cittadino si diseduca, perché non avendo quella figura, la figura del vigile urbano che si fa prevenzione, ma non solo prevenzione, comunque controlla, qui è diventato terreno di nessuno, ognuno fa quello che vuole. E quando noi sporadicamente fermiamo qualcuno e svolgiamo le nostre funzioni, purtroppo capita, cosa che non è mai successo negli anni passati, che la gente non ha più bisogno, aggredisce l'operatore e poi che finisce naturalmente in galera per aver litigato col vigile urbano. Cioè tutta una serie di cose che danneggiano un po' tutto, sia il corpo che la cittadinanza. Allora, al sindacalista, carenza di personale rispetto all'organico. L'organico, diceva, lo ricordava poco fa, accordo, dice, mancano 2.000, però addirittura aumentava la cifra ai 10.000. Ma non c'è una proporzione, un vigile urbano ogni tanti cittadini? Allora, riguardo a questo, qual è la situazione? Perché la rivendicazione sindacale da questo punto di vista che fa? Sì, no, il problema è uno. Noi praticamente con la legge regionale del Lazio dovremmo essere due vigili ogni 800, per semplificare un vigile ogni 400, diceva prima Mauro Cordova, che dovremmo essere intorno agli 8.350. Siccome stiamo attuando la mobilità obbligatoria in caso di concorso, noi a Roma siamo sotto concorso, è stato bandito un concorso per 300 vigili e le leggi di questo Stato ci obbligano
ad attivare la mobilità dagli altri comuni, quindi sono stati messi altri 100 posti in più, quindi siamo arrivati a 8.350, 8.450, tenuto conto che dovrebbero arrivare circa 100 vigili da tutta Italia teoricamente, in pratica arriveranno dai comuni dell'area metropolitana, transiteranno a Roma perché Roma come dire, c'è anche stipendi più alti come salario accessorio, quindi nel giro di qualche mese dovremmo avere circa 100 vigili in più a Roma. Ma sta di fatto, lo diceva bene prima Mauro Cordova, che noi abbiamo il doppio di vigili che a Milano, tenuto conto che Roma come territorio è 8 volte Milano. Se volessimo fare una proporzione matematica, noi che dovremmo essere 24.000 a Roma, siamo solo 6.004. E ci tirano, lo diceva prima il vicepresidente dell'Albo, ci tirano da tutte le parti, perché ci tira il prefetto da una parte, il questore, il sindaco, e il consiglio comunale stesso. Ognuno dà una priorità, ma le priorità sono tante, noi non riusciamo come dire, a soddisfare tutte le esigenze dei cittadini. Noi sono almeno 30 anni, io conosco Mauro, lavoravamo insieme, noi già da allora, 30 anni fa, chiedevamo al prefetto, alla procura della Repubblica, addirittura alla Corte dei Conti, di darcele queste priorità, cioè nessun sindaco, qui lo dico, mi assumo responsabilità, lo dico, ha avuto il coraggio di dire, signori, a Roma i vigili lavorano come dico io sindaco, e queste sono le priorità, in ordine, e non è possibile che ognuno che arriva dal presidente di municipio al presidente della provincia, al prefetto, detta le proprie priorità. Noi ci stanno tirando chi di qua e chi di là, con il rischio che poi non diamo retta a nessuno e qualcuno si inventa di lavorare in proprio facendo blitz oggi da una parte, domani dall'altra. Noi, quando siamo entrati io e Mauro Cordova 30 anni fa, avevamo queste priorità, avevamo innanzitutto la famosa viabilità o pulizia stradale. Consentivamo alla gente di, come dire, raggiungere la periferia e il centro storico in un tempo adeguato. Oggi provate a fare dal raccordo al centro storico che ci vuole almeno un'ora e un quarto, un'ora e venti, minimo, ad essere fortunati. Quindi Roma è una città immobilizzata, non si cammina più, e lo diceva l'altro giorno il presidente di Federalberghi, nonché presidente della Federcommercio, che Roma è una città invivibile perché non c'è mobilità veicolare. Ma voi immaginate, se chiamati i vigili del fuoco, la polizia alle 8 di mattina, va a fuoco casa prima che intervengano, ma non per colpa loro, perché non si cammina, tutto bloccato, la voglia mette sirene, muffole, succede anche noi, le nostre pattuglie, ma ci sono degli orari per cui uno non si deve sentire male perché l'ambulanza che non arriva. Non arriva il vigile del fuoco, non arriva il poliziotto. Cioè una città così, non lo dico io, ma lo dicono persone più autorevoli di me, ripeto, lo Scioli, presidente della Federcommercio e della Federalberghi, ha detto che l'unico problema che hanno in questa città, che è la più bella al mondo, è la mobilità veicolare. Questa, quindi, è una città diciamo ingessata. Dire, da quello che lei sta dicendo, sì, viene in mente, si sta sostenendo che i vigili urbani dovrebbero occuparsi meno di altre vicende e, come dire, puntualizzare di più alcuni interventi, certo, primo fra tutti quello della mobilità. Certo, noi dobbiamo avere il coraggio, ma soprattutto il sindaco, e io non ho incontrato, lo devo dire, sono uno super partes rispetto alla politica perché io faccio sindacato, nessun sindaco, né Veltroni, né Rutelli, né Alemanno, ha avuto il coraggio di fare un convegno, un qualsiasi cosa, il cui si ribadisce che la polizia municipale, io sindaco, gli do queste priorità. Sì. Molto dopo arriva il prefetto, il questore e quant'altro. Noi abbiamo la mobilità veicolare, abbiamo il commercio fisso e ambulante, abbiamo l'edilizia e la tutela dell'ambiente. Queste sono le nostre priorità. Altre cose ci distolgono, perché i cittadini da noi si aspettano questo. E tra queste cose c'è quello del commercio abusivo con tutte le reazioni che sentiamo da parte dei cittadini. Certo. Ecco, se aprite il microfono a Ivano che è entrato in studio, così lo facciamo intervenire immediatamente. Dunque, credo che sia aperto il microfono. Io, dato che mi conoscete tutti da qualche giorno, faccio come al solito Pierino. Il primo problema di Roma è che Roma non è governabile, non è governabile, e io chiamo in causa la società civile per il mancato rispetto delle regole che esistono da parte dei cittadini, perché io
avete vissuto mezz'ora fa, entrando in questo studio, che ci sono un camion e due macchine che hanno occupato il suolo pubblico, il cancello di entrata in questa emittente. Ho chiamato i vigili, perché non entro, voi avrete fatto le acrobazie per entrare, perché non si passa. Allora è colpa del vigile che non viene prontamente o è colpa della maleducazione di tutti quanti che si sentono padroni delle strade? Io venendo qui, ci sono tutte le strade della Garbatella che voi conoscete, dove si sono fatti, e c'è uno scontro fra me e Catarci ormai da sempre, ha fatto tutti i marciapiedi, le strade sono tutte ristrette, ogni camion che si deve fermare anche per scaricare le bottiglie blocca tutta la circolazione, perché ci sono macchine in seconda, in terza e in quarta fila, e questo è il problema della mobilità principale, che ci potete anche mettere l'esercito dell'Afghanistan a regolare il traffico, ma c'è una maleducazione. Una maleducazione in questo municipio. Io ho visto la novità, farà piacere alla collega che è vigilessa, collega di questa trasmissione, naturalmente non sono un vigile, sono state fatte le strisce rosa, riservate alle donne in stato interessante. Volete andare a vedere se ci sono in quei spazi o disabili o per partorienti, se viene rispettato da qualcuna? E quindi prima dobbiamo educare questa città, che non ci riuscirà nessuno, Io il primo sindaco che ho conosciuto, credo che sia stato, no, sì, parlo dell'epoca romana, da Rebecchini era, poi è arrivato Ciocchetti, poi sono arrivati tutti gli altri, ho conosciuto, nessuno è riuscito a gestire la città, e basta, ma non per colpa di loro o per colpa vostra, qualche colpa voi ce l'avete. Io mi ricordo i vigili se nascondevano dietro l'angolo, aspetta che facevi, non facevi la rotatoria e te faceva la contravvenzione, no? Magari ti arriva a casa, cosa del genere. Quindi sono romano, conosco la cosa, noi non siamo riusciti ad educare i cittadini. Poi voi avete delle responsabilità, come responsabilità esiste, mi sembra queste cose Cordova, l'abbiamo trattato 10.000 volte, della professionalità. Fortunatamente oggi arrivano a fare i vigili gente diplomata, gente laureata, che fa il vigile. Prima c'era il Pizzardone, no? Cordova mi ha regalato il cappello di Pizzardone, quelli dei tempi dell'Africa. Ma esistevano queste cose, adesso io non ho saputo un'altra, a parte l'uso improprio delle armi, che credo che Cordova già abbiate, sì, ma io non mi limito a questa trasmissione, io non mi limito, perché quello che mi rattrista è quali sono le soluzioni e che cosa si fa per impedirlo, perché non è il primo caso che a qualcuno gli scappa il colpo di pistola mentre sta dentro l'ufficio. Allora, se si è data la pistola a tale gente che non conosce i rischi di avere una pistola, dobbiamo allargare. Ma adesso c'è anche i vigili allergici alla divisa, lo sapete? Sì, ci sono dei vigili non idonei perché sono allergici al tessuto, Ivano. Sembra un paradosso, io ti posso garantire che è vero. Ho capito, ma io so che è vero. È vero. Allora sì, ti dico, che la collega è una di quelle allergiche alla divisa. Ma è vero. Però noi abbiamo constatato, io non ho qui, la pubblicherò sulla prossima rivista dell'Arvo, la qualità del nostro vestiario, che adesso faremo analizzare ai centri specializzati. No, perché Mauro, io, no, ti dico, l'altro giorno un collega viene da me e mi dice: Mauro, ma ti sembra normale? Questo è un berretto nuovo, me l'hanno dato da poco, ha preso l'acqua 3 volte
dentro è pieno di muffa. Vabbè, allora dico, la qualità. Ma quali sono le soluzioni? È quello di spendere, cioè, meglio non si soldi. Prendono provvedimenti di spendere perché meglio io parlo soldi. Anche come gli infermieri che non sono più idonei a esercitare la loro professione. Allora, i vigili, non è che io dico alla collega di essere licenziata, ma ci sarà un servizio, una mobilità che possa essere adibito, magari un servizio senza divisa, oppure cambiare il tessuto, se questo c'è, ma non si provvede, non cambia, qua le denunciamo noi le cose. Scusa Ivano, ma perché hanno sostituito i Goredex che avevano 2 anni, quando noi comunemente li portiamo 6, 7, 8 anni? Qualcosa di strano c'è, mi fa pensare tante cose. Mi querelino se io devo... Spendendo 1 milione di euro per 3.300. Allora fai divise, e poi aspetta, bene. Ne spendiamo 2 milioni perché siamo 6.200, perché adesso è la prima tranche. Cioè. Ma allora io dico, ma c'è qualcosa che non va? Mauro, forse la magistratura... La magistratura sarebbe bene che interviene in questa cosa, ma io vedere un attimo un po' più chiaro. È questo che sto dicendo a voi. Quello che mi avvilisce è che noi le denunciamo, ma non cambia il sistema. È il sistema Italia. È il sistema Italia. Io a 18 anni manifestavo contro il sistema. E il sistema è questo, non è il sistema di Roma. Qua può venire anche... Guarda, non voglio nominare i santi, a risolvere, a affrontare il problema di Roma, ma non si cambia questo sistema. È la responsabilità di tutti. Io lo denuncio, stiamo facendo noi l'inchiesta su risorse per Roma. Abbiamo scoperto delle cose che sono allucinanti, di 5 miliardi e 400 milioni, e nessuno sa dove stanno. Ci siamo messi in 4 a farlo. Prendiamo le prime. È stato chiesto 2.000 alle famiglie per l'acquisto dei casi, un contratto consolidato. E adesso che dicono, no, ma dobbiamo rivedere. Che rivedere? È un contratto consolidato. È un contratto, sono cose allucinanti. L'ho detto a tutti. Chi? Ho parlato con il presidente del bilancio, dove stanno questi 5 miliardi e 400 milioni che hanno pagato 2.700 a risorse per Roma, questo? Sì. I bollettini ci auguriamo che giacciono lì, insomma. Pronto, vediamo. Perché le prime telefonate, dai. Il presidente della commissione del bilancio mi ha detto, io non so manco di che parli pure. No, non lo sa nessuno. Prendiamo allora, le prime telefonate. Ora ecco il sistema Italia, caro Mauro. Noi lo combattiamo. Il però. Sistema Italia. Ivano, tu mi hai insegnato, ci tu siamo... mi hai insegnato a combatterlo. Io sono nel nauseato. Cerchiamo di combatterlo. Nauseato. Non ci facciamo uccidere da casa, dai, che le prime telefonate. Pronto? Sì, pronto. Prego. Buonasera. Grande Ivano Selli, io so 2 o 3 volte che telefono e io mi complimento con lei e... anche col suo collaboratore. Dunque, lei capita proprio a Ciccio, io ho un piccolo negozio, so già 2 volte, finché non troverò la risposta di qualche istituzione, ma seria, perché non me l'ha data neanche l'ex, come si chiama, Sorace, pochi giorni fa. Allora, ci abbiamo a Roma, secondo me ci saranno più di 1 milione di Bangladesh, che vendono tutta roba a 2 soldi, lei sta parlando delle divise, comandante. Io sono 42 anni che sto in commercio, ero ragazzino, stavo a Piaggio Ritti, vendevamo all'ingrosso, venivano i fabbricanti dalla Toscana, ci facevano per tutta la roba nostra e si lavorava. Oggi è tutto cinese e Bangladesh. Come fanno questi a lavorare via, qualsiasi via di Roma? Vendono roba a 2 soldi, a 3 euro, 5 euro, e noi stiamo chiudendo. Io entro il 16 via telematica dovrò pagare l'INPS e già sono in pensione, però lo pago volentieri perché quelli saranno soldi per i nostri figli, anche per lei, per voi, per noi. Devo pagare l'IVA e qui non si lavora più, mentre questi signori
lavorano alla grande, e poi la commercio, la Confesercenti dice loro non sentono la crisi, grazie, non pagano niente. Dopo 2 anni cambiano società, c'è la testa di legno loro, ma voi non lo sapete, comandante Cordo, lo dico a lei che lei è una bravissima persona. Allora il problema, ci siamo incartati, le istituzioni, io ieri mi sono sentito quei 5, ieri sera non hanno detto niente, non hanno detto nulla da Bezzani Ventola, ma ci stiamo incattando, che bisogna fare per i nostri figli e anche per noi, perché insomma mica siamo da buttare ancora, eh? Certo. Grazie, grazie a lei, e auguri e grazie, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno, prego. Buongiorno, senta, io sono un operatore di polizia locale. Prego, ascoltiamo. Siccome sto andando in pensione, vi volevo dire una cosa. Quando ho iniziato la carriera, io andavo ad aprire la scuola. Stavo prima un po' al semaforo, andavo ad aprire la scuola, poi facevo un po' di viabilità, un po' di controlli, e ero il vigile più felice del mondo. La gente mi voleva bene, mi apprezzava, eccetera, eccetera. Oggi è diventata una cosa impossibile. Io me ne sto andando e me ne sto andando deluso, ma veramente deluso. E poi un'altra cosa. Meno male che c'è quel presidente lì che ogni tanto sputtana tutti quanti senza guardare nessuno. Perché se non ci fosse stata questa associazione, io non lo so, nessuno avrebbe parlato di noi. Questo è quanto. Grazie. Grazie a tutti, il presidente fa un lavoro eccezionale, per me sarebbe dovuto diventare deputato, ma solo che i vigili evidentemente manco questo capiscono. Va bene, grazie, grazie, è una sollecitazione. Pronto? 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 Prego. Maestro Rosato, buongiorno. Ciao, prego. I vigili ci stanno mai, però arrivano migliaia e migliaia di contravvenzioni, combinazioni. E il vigile è un fantasma. A Cinecittà appena ti muovi, 1 minuto e mezzo, per prendere una carta di credito, torni poi a contravvenzione attaccato. Oh, ma ti rendete il via, signor Agnese? E ora si mirla. I vigili urbani, facessero i vigili urbani, cacciateli fuori dalle tutte le caserme e mettetevi i incappati che possono lavorare dentro i vigili urbani. Così non ci sono problemi, signori miei. Grazie, grazie Franco, grazie. Pronto un'altra? Andiamo un po' sfogo da casa che abbiamo penalizzati molto. Pronto? Pronto? Prego. Buon pomeriggio a tutti quanti. Prego. Senta, volevo denunciare un fatto e lo ripeto, ho telefonato già una settimana fa. Tra Levanto e Tagliano, la metropolitana, i turisti si mettono in rete e vedono le baracche, le favelas sotto il Tevere. Io sono romano, se è una cosa normale, la prego, comandante, maresciallo, chi è lei, facci levare le baracche per cortesia da Tevere, che si mettono in rete i turisti. Grazie e buon pomeriggio. Grazie a lei. Proseguiamo con le telefonate da casa. Pronto? Sì, buonasera a tutti. Prego, signora. Volevo segnalare anche a Monteverde la mancanza di vigili urbani nelle strade. E volevo dire che una volta ho visto una pattuglia in via Ludovica Albertoni e volevo segnalare di una macchina che ha il vetro rotto da più di un mese e mi hanno detto che non potevano prendere la segnalazione perché erano intervenuti per un'altra cosa. Quindi che devo, mi dica, vetro rotto rimane lì allora, così. Adesso le risponderà uno degli ospiti sicuramente, quindi lei rimanga all'ascolto, finiamo il giro delle telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera a tutti. Prego, complimenti a Ivano che è sempre grande. Prego. Senta, volevo fare un'osservazione al comandante Lago. Allora io il 19 settembre per necessità sono andato al policlinico. Via di Bottino, come lei sa bene, via Placide, via Durantini è bloccata perché stanno facendo i lavori. 2 giorni prima mi è arrivata una persona che io stavo parlando al telefono. Dentro la macchina eravamo in 3 e poi sotto c'era scritto la nostra versione. Non abbiamo potuto contestarla perché è scappato.
dove è scappato, che lì butta un euro, non cadeva per terra. Chi è che c'ha ragione, lei? Va bene, le risponderanno subito dopo, prendiamo l'ultima di questo giro e poi magari le risposte e poi ritorniamo al dibattito. Prego. Buonasera. Buonasera a lei. Io vorrei dire al comandante, una volta c'era il vigile, dopo la guerra forse c'avevo la quinta avviamento, ma funzionava, il vigile funzionava, quando camminava in strada vedeva qualsiasi cosa, oggi passano davanti alle baracche di zingari. Lì alla Magliana, nessuno vede, li porta da una parte dell'là, nessuno, o che non funziona, che se ne fregano tutti quanti, non c'hanno l'ordine, o, ma non lo so, ma no, ma il vincere una volta funzionava, quello che vedeva la cosa che non andava lo comunicava subito. Va bene, grazie. Io devo intervenire dopo le ultime telefonate. Certo, io non sono amante della statistica, ma vorrei avere i dati precisi di quanti vigili urbani vengono aggrediti da quelli delle baracche, da quelli commercianti del Bangladesh, tutti quanti. 3-4 episodi. Allora cominciamo a mettere sul peso la bilancia, perché se poi c'è un killeraggio nei confronti dei vigili, nelle condizioni in cui lavorano, perché prima dovete capire quali sono le funzioni del vigile urbano. E mi sembra che io e Mauro e gli altri amici che sono oggi qua presenti abbiamo chiesto da 30 anni, qualcuno lo ricordava, se qualcuno ci spiegasse quali sono le mansioni e le funzioni dei vigili urbani, perché qua neanche l'esercito dà la salvezza. Se mettono tutti i reparti speciali che sono occupati in Afghanistan o a Baghdad, dove vogliono, non sono sufficienti. Franco, che ha telefonato, si è appena sceso, ma è andato per coso, ma dove l'ha parcheggiata la macchina? Comincia a domandare quello, sicuramente l'ha messa in seconda o in terza fila. E magari e allora, passava il vigile urbano deve intervenire. Massimo, ci va un vigile urbano ogni persona, perché tutti vanno ad ora quelli i cani, a signore il vetro rotto, ma noi pure compio del vigile urbano a vedere che c'è il vetro rotto. Ma lo sapete che i vigili urbani non possono rimuovere una macchina se non autorizzati dall'autorità giudiziaria? Adesso lo chiediamo accordo. Allora, se prima di telefonare vi informate, fareste telefonate meno stupide. Magari telefonano per informarsi. No, per informarsi, no, perché il killeraggio. No, ma il killeraggio assolutamente. Poi allora, ci stanno alcune cose che sono indagini. Che fanno il dovere loro. Poi la pecora nera c'è dappertutto. Ma anche perché, nella società civile, adesso, c'è fra i magistrati, ma c'è fra i giudici. Possiamo dare la colpa dell'abusivismo commerciale, allora, degli insediamenti abusivi? Ma che sono qua? Ma gli menano! Ma gli menano! Possono identificare, allora, problema, perché non c'hanno i documenti. Il problema non è dei vigili. Ma di che stiamo a parlare? Il problema è della scelta di chi ha la responsabilità di gestire l'amministrazione, come far intervenire. Allora è giusto quello che è stato detto prima. Esattamente. A chi comanda? Esattamente. Allora domandiamoci chi comanda. Esattamente. Se però c'ha qualcosa in mezzo alle gambe, lo dimostrasse. No che poi diamo a colpa a Tizio, a Caio, a Sempronio. Ci dica chi comanda. Questa è una grillata, quella grillata che è una grillata. Ivano. Io non parlo la traversata da manica, guarda, sono un po' più concreto. Ivano, volevo dirti, per quanto riguarda le aggressioni, volevo fare un appello, l'avvocato voleva fare un appello, proprio perché così i cittadini sanno quando aggrediscono i vigili urbani a che cosa vanno incontro. Certo. Che c'è un nuovo modo che abbiamo attuato noi come associazione per chi aggredisce i vigili urbani. Prego, avvocato, allora sì, partiamo da qui, poi magari questo. Le risposte, allora, ai cittadini. È una risposta ai cittadini, soprattutto per il fatto di questa lotta all'abusivismo, perché spesso e volentieri, e da ultimo domenica scorsa anche a Porta Portese, i vigili vengono coinvolti in risse, ma risse veramente serie, e chi lavora è costretto spesso e volentieri a ricorrere alle cure del pronto soccorso.
Ora il problema qual è? Che il vigile urbano, poiché è in attività di servizio, a fine servizio redige un verbale dell'accaduto e quindi redige una notizia di reato, che però purtroppo viene per legge e per statuto demandata al suo diretto superiore. Il problema è questo, che l'ARVU proprio ha istituito all'interno dell'associazione un ufficio legale proprio affinché i vigili che vengono colpiti si costituiscano parte civile, ma non parte civile per il comune che non ho paura di querele, non è mai presente nei processi, mentre nei processi nei quali vengono continuamente presi di mira i vigili dovrebbe costituirsi parte civile, perché un vigile urbano comunque è assente e quando è assente comunque percepisce lo stipendio, perché l'INAIL versa lo stipendio perché è un infortunio sul lavoro. Quindi il comune dovrebbe costituirsi col proprio ufficio legale parte civile proprio per dar manforte ai vigili che vengono assaliti di giorno in giorno. Invece noi, grazie accordo, abbiamo certo, noi invece abbiamo attuato proprio un ufficio per la costituzione di parte civile. Noi preghiamo tutti i vigili che vengano, che vigili e vigilesse naturalmente, che vengono assaliti anche verbalmente, di recarsi presso l'associazione, perché lì troveranno un avvocato che farà una querela, ma in proprio. Alla base della querela c'è posta la costituzione di parte civile, a prescindere se il comune lo faccia o non lo faccia, tenendo presente, rivolgendosi anche alla Corte dei Conti, che dovrebbe essere un atto dovuto, perché il comune dal momento che c'è un'aggressione... La posso però, ragazzi, certo. Poi magari qualche vigile se deve pagare pure l'avvocato, però. No, l'ARVU lo mette a disposizione gratuitamente. In caso l'ARVU ve la siete inventata adesso, sì, perché conosciamo molti casi, sì, è vero, ha dovuto pagare il suo avvocato. C'è un'udienza, guarda, a breve io ho fatto un'udienza davanti a un GUP dove dei vigili urbani che non erano assistiti da me hanno dovuto pagare per difendersi l'avvocato, allora diciamo pure a questo, proprie no? Spese, certamente. Allora ecco perché chiedevo accordo, in caso di che poi il vigile ha ragione, se ha pagato l'avvocato da solo, cioè, quanto gli rimborsa l'amministrazione? Parte, sì. L'amministrazione rimborsa una parte, ma non è obbligata a rimborsare l'amministrazione pure. Certo, non è assolutamente obbligata, tant'è vero che l'ARVU si è inventato, come diceva Ivano Sei, questo ufficio proprio perché il vigile comunque non paga nulla. Io ho ottenuto una sentenza da poco dove addirittura i vigili sono stati risarciti, seppur con una minima somma, ma sono stati risarciti i quattro vigili che io ho difeso. Le spese dovevano essere per le spese legali, invece i vigili le hanno presi loro, perché le spese legali se le è fatto carico. Quindi l'amministrazione non si autotuteva per il danno che gli viene fatto. Dovrebbe intervenire la Corte dei Conti, perché l'amministrazione quando il vigile è malato sborsa dei denari e quindi dovrebbe costituirsi parte civile. Fabrizio, dopo questa telefonata io vorrei parlare con una donna vigilessa in servizio, non è imboscata. Non è imboscata. Dice, facciamo parlare subito. E conoscere da lei, dato che ha conoscenza delle vessazioni che subiscono le vigilesse, perché qua siamo tutti parolacce, tutti bravini, perché abbiamo un'educazione che abbonda sulla bocca di tutti. Tutti, no? Presenti, però. Sì, vabbè, appunto. Prendiamo, poi voglio sentire lei. Sì, poi anche le risposte ai cittadini, se no. Pronto? Certo. Pronto? Prego. Buonasera. Buonasera. Quello che dice il dottor Selli ha ragione. Noi dobbiamo capire quali sono i compiti dei vigili, perché non credo che i compiti dei vigili è soltanto fare le contravenzioni agli automobilisti. Io mi ricordo che una volta il vigile era amato dal popolo romano, il pizzardone era amato, gli si portavano i panettoni, si portavano. Perché adesso queste cose non vanno più? Perché non è un corpo, con la delinquenza che è aumentata, non è un corpo adatto a fare questo lavoro. Non ha le garanzie. Quindi non ha le garanzie. Hanno paura. Perché io non vedo più vigili andare nei negozi di extracomunitari a fare le contravenzioni, a fare i controlli. Nei mercati non ci sono i vigili, hanno paura. Fanno le contravenzioni dalle macchine, sono in due dentro le macchine, e non scendono. Hanno paura perché non si mettono a rischio. Quindi io preferisco investire più denaro per corpi specializzati tipo carabinieri, finanza, pubblica sicurezza, che per i vigili. I vigili devono fare un lavoro di amministrazione.
Quindi grazie. È inutile che ci siamo, il lavoro del vigile, diciamolo chiaro e tondo, è fare il contravenzione agli automobili. Grazie, non è così, signora, perché lei se avesse seguito la trasmissione dall'inizio, quella che abbiamo fatto l'ultima volta, siamo partiti proprio dall'elenco delle competenze, non le abbiamo elencate tutte perché abbiamo detto che sono oltre 100. Ecco, quindi il problema era, e l'abbiamo detto all'inizio, dobbiamo ricordare, se il vigile non era in divisa, doveva pagare pure il biglietto del tram. Sì, c'è ancora, una partita aperta, riguardo, c'è ancora una partita aperta. Sì, anche appunto, ma va bene che lo ricordiamo, a parte questo, all'inizio dicevamo, per rispondere alla signora, che forse è arrivato il momento di stabilire le competenze, e non a caso io me l'ho riservato di dire poi all'avvocato, la nuova legge regionale che no, doveva accorpare un nuovo regolamento che interessava tutte le polizie municipali, che punto siamo e che risposte ha dato, se ne ha dato. A Pino Cangemi. Esattamente. Perché era lui, l'assessore Pino Cangemi, noi lo ringraziamo infinitamente sempre. Quello che sta tentando di fare. L'unico assessore che si sta dando da fare e che sta cercando, diciamo, di darci una mano. Però comunque non c'è volontà politica. Vabbè, e non c'è, essendoci volontà politica, purtroppo. Anche mica, ce l'ho soltanto io. Purtroppo non riusciamo. Non riusciamo a decollare. Ne abbiamo vissute di tante. Io mi ricordo ancora la vicenda Meloni. Sì. Quindi dai, ne so qualche cosa, non sa chi sono io. La notte dei tempi, appunto, no? Pronto, prego. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Salve, Marisa. Allora, vigili urbani, io faccio un plauso al corpo dei vigili urbani del nono municipio, perché pur essendo sotto organico sono presenti nel territorio. Incominciamo a chiarire una cosa, che non abbiamo rispetto noi cittadini dei vigili, siamo noi. Io sono la prima perché faccio degli errori, non sono una santa, però bisogna che si comincia a ridare forza e coraggio a queste divise che ci tutelano tutta la giornata. Poi do ragione a Ivano, anche perché lo vivo sempre nel nono municipio. I marciapiedi sono più grandi delle strade, basta andare a vedere Furio Camillo, tre quarti sotto il marciapiede e un quarto è di strada, e ci sono due supermercati, e credo che voi lo sappiate come vigili, che quando fanno il trasporto merce, cioè lo scarico, chiedo scusa, c'è un grosso problema. Non sono d'accordo per le armi ai vigili, io lo dissi già un anno fa proprio a voi, e me l'avete confermato dicendo che non avete grandi possibilità di preparazione, perché se no c'è pericolo che usandole male chiaramente ci possono creare dei problemi. Per quanto riguarda i telefonini, qui sorrido. I telefonini dopo due anni debbono essere cambiati perché ci deve essere scritto Roma Capitale. Allora io vi dico che sono presidente di un centro anziani, io non posso non è, fare non è così, però ascolta Lisa, fermati un attimo, ascoltami. I giacconi, non i telefonini. I giacconi, chiedo scusa. Mi sono espressa male, io l'ho detto prima che mi sbaglio, però io non posso fare nuove iscrizioni fin tanto che non mi mandano il modello con scritto CSA Roma Capitale, quindi la stessa barca. Allora che cosa dobbiamo fare? Sta a noi, con le nostre intelligenze, con la nostra saggezza, portare avanti problemi sia dei cittadini, di chi indossa una divisa, con tanto tanto rispetto. Buon lavoro e chiedo grazie, scusa. Grazie. Allora, educazione civica. Pronto? Ha un nome ben preciso. Pronto? Educazione pronto? Civica. Pronto, buongiorno a tutti. Una volta si insegnava nelle scuole. Io volevo sapere se qualcuno di voi ricorda il famoso film Il Vigile, quando Alberto Sordi fa la contravenzione al sindaco e dice a me non mi frega niente, che il sindaco io faccio la contravenzione. Bei tempi quelli.
Io penso un altro fatto che, Sally l'ha sottolineato, la coerenza. Mi è capitato di assistere Sally in Prati, parecchi mesi fa, che i vigili urbani avevano, vicino a San Pietro, avevano sequestrato un borsone a uno di questi che vendeva le... Sally, dopo 10 minuti c'erano 100 persone contro i vigili. Quei poveretti si stanno guadagnando da vivere, eccetera. Allora, che cosa dice? Più coerenza, perché quando poi se telefono a questa trasmissione prendendola con i vigili e quando ci si trova sul posto si attaccano i vigili e si difendono quelli del Bangladesh e le cose non vanno bene. Ringrazio quel signore che ha detto proprio chiaro chiaro: non c'è volontà politica senza peli sulla lingua. Grazie. Grazie a lei. Allora, c'era la domanda di Ivano che coinvolgeva la nostra signora presente. Allora, partiamo innanzitutto da un grande presupposto, anche per rispondere alla signora prima, che a me ha enormemente infastidito. Lei riconosce come autorità, polizia, carabinieri, quello che ha detto. Signora mia, io le vorrei spiegare una cosa e vorrei dire a tante persone. Il vigile, nel momento in cui è in servizio, è un agente di polizia giudiziaria. È un agente alla qualità di pubblica sicurezza. Non consegnare e non riconoscere l'autorità del vigile, quindi consegnargli un documento, è reato. Identiche qualifiche di polizia, carabinieri, guardia di finanza e forestale nel momento in cui sono in servizio. Pertanto rispondo anche a questo. Nel momento in cui io devo dire che non mi è mai successo, solamente un cretino scappando ha detto quello che si può dire molto facilmente a una donna, non sono riuscita a riprenderlo perché si è vigliaccamente chiuso in un portone, altrimenti sarebbe stato querelato. Sì, c'è qualcuno che fa battute nei confronti delle colleghe e devo dire che su questo noi abbiamo un grosso problema come donne. Il vestiario non ci aiuta. Non tutte siamo modelle all'interno del corpo, non ci viene richiesto il concorso di bellezza per entrare e trovo per una donna poco dignitoso d'estate di girare con una camicia all'interno del pantalone. Perché per chi è in perfetta forma fisica potrebbe pure stare bene, ma magari c'è qualcuno che ha qualche chiletto di troppo. Siccome io sulla strada non devo andare a fare la sfilata di moda o appunto trovarmi in questa condizione, sarebbe più anche molto più saremmo ancora più aiutate con un abbigliamento idoneo. Purtroppo, Sally, le confermo che c'è qualcuno che lo fa. E spero che le colleghe, qualora succeda, procedano a denunciare. Certo. Perché lì viene leso non solo la dignità personale, ma proprio la figura della divisa. Io indosso una divisa e quindi quella divisa va rispettata. Certo. Grazie. Io voglio dire una cosa a Mauro Cordova, facendo riferimento alla telefonata di un ex vigile, diciamo, lo spazio. Io credo, Mauro mi conosce da sempre, anche quando ero in perfetta forma io, adesso non lo sono più perché le luci mi danno fastidio, quindi sto poco in trasmissione. Mauro, la mia disponibilità nei confronti dei vigili è risaputa da tutti e io ho dedicato intere trasmissioni ogni volta, non che me lo segnala Cordova, ma te lo chiamo io. Mi chiamo e dico: Mauro, va tutto a posto? Vuoi dire qualcosa? C'è qualche novità? Compagnia bella, ma sono io che l'ho esorto a venire qua per creare quel rapporto che c'era coi vigili. Io segnalo ogni tanto qualcosa, tipo oggi io non riuscivo a entrare al studio, non approfitto, ma lo segnalo. Perché apprezzo quello che fanno,
apprezzo quello che fanno quando si trovano in mezzo a un quadrivio che non sanno dove mettersi le mani, perché quello suona, quell'altro gli dice le parolacce, che è stato a fare, guardate, alla base di tutte, cari signori, caro avvocato, c'è un momentino d'incontro con l'educazione, con l'educazione civica. Non siamo Roma, ho detto, pure se viene il Papa a dire governo Roma, non ci riesce, non ci riesce. Poi c'è stato quello che ruba, quello che fa, sì, ma non ci si riesce. Lo dicevo, quando, durante il periodo del Papa ci riusciva, perché eravamo 100.000 a Roma, quindi. Sì, ho capito, ma infatti il Signore dovrebbe dire, no, giusto, certo, dovrebbe dire come è cambiata, è cambiata la società, le macchine. Io vengo da fuori, io vengo da fuori e vedo tutte le signore, le signorine, più o meno modelle, che con le macchine che cioè parlo di Lamborghini o compagnia bella, che stanno col telefonino in mano e stanno da soli, perché camminano tutti con una persona a bordo. E il traffico, le immatricolazioni francesi, tedesco, spagnole sono aumentate, adesso c'è una crisi della macchina, ma tutti stanno con la macchina. Io ho detto che se la benzina arriva a 3 euro al litro, ci saranno sempre 3 milioni di macchine che adesso camminano. Facciamo la risposta a Cordova, se no la casa sì, dice con molto. Allora, vigile un fantasma, uscire dalla caserma è quello che noi diciamo da sempre. Se ci fosse meno burocrazia, meno disorganizzazione, strada, siamo noi i primi a dirlo. Lepanto, togliere le baracche le togliamo noi. Cioè c'è della volontà politica, è il municipio che decide eventualmente lo sgombro, noi lo facciamo, ma il giorno dopo, anziché stare diciamo dalla parte sinistra dell'argine del Tevere, stanno dalla parte destra e nessuno è, si ricomincia da capo e spendiamo altri soldi. Monteverde, mancanza di vigili nelle strade, in tutta la città mancano i vigili delle strade. Le macchine abbandonate le segnaliamo, c'è una procedura ferraginosa, una procedura che costa, il comune non ha i soldi, le macchine rimangono là. Non è colpa nostra. Via Tiburtina, contravvenzione al telefonino. E non poteva fermarlo, invece non è vero. Lei e tutti i cittadini hanno comunque la possibilità di fare ricorso al giudice di pace, al prefetto. E quindi voglio dire, se ritiene una multa ingiusta, può fare ricorso. E una volta i vigili funzionavano, sì, funzionavano molto meglio di oggi. Perché? Perché c'era molta più attenzione da parte dei politici nei confronti della polizia municipale e nei confronti dei cittadini. E vigile Ramato, applauso al nono gruppo. Il nono gruppo, devo dire che è stato sempre un gruppo, a parte l'attuale comandante che saluto, perché è una persona validissima, la nostra collega comandante, ma comunque il nono gruppo ha sempre funzionato diversamente dagli altri gruppi, è vero, si vedono più vigili in strada. Prati, sequestro borse 100 persone, guardate, quando noi facciamo i sequestri agli ambulanti, per noi sono ore drammatiche, perché comunque i cittadini e gli stessi ambulanti ci vengono tutti contro. Va bene, una telefonata e poi ripartiamo dal sindacalista, proprio da quell'accenno che abbiamo appena fatto sulla nuova normativa regionale, no? Che l'aspirazione di chi l'ha estesa, di tutti quanti noi che l'abbiamo seguita, era quella che forse poteva dare delle risposte. E invece, tutto sommato, sembra che nulla quedano a muovere. Però. Pronto? Prego. Scusate, prego. Io sono sempre controcorrente. Quella gentile signora che interviene spesso, che è una gentilissima signora, ha detto una cosa che è contro la vera cosa della polizia municipale. Anche la signora agente si è chiamata vigile, non si chiamano più vigili, sono agenti di polizia municipale e pertanto devono essere armati. Stamattina davanti al mercato dei fiori io ho incontrato un vigile urbano, un vigile di polizia municipale armato, e sono andato a stringergli la mano, perché finalmente uno che non l'ho voluto io di dire che non siate più vigili. Quando voi parlate del passato, della Befana del vigile, cioè, i vigili erano un'altra cosa. Voi
non so se voi adesso, voi o che le leggi, eccetera, hanno fatto diventare di voi le stesse cose della polizia. Pertanto dovete subire tutti gli odi della popolazione. Poi un'altra cosa, come si chiama quel gentile signore dell'Arvo? Presidente Cordova? Che sta lì vicino a lei, dottore. Presidente Cordova. Presidente Cordova. Ah, Cordova. Sì. Voi parlate via Andrea Doria, è un suc disgustoso. C'è gente per terra. Io non parlo mai male degli extracomunitari, perché povera gente, eccetera. Ma stanno tutta gente buttata per terra che vendono stracci. Nessuno fa niente. Il municipio purtroppo. No, ma non deve intervenire i vigili urbani, oppure se devono intervenire con la polizia. Va bene, grazie. Come vedi, si ripropone sempre il problema delle competenze, no? E del riconoscimento e dell'adeguamento, però poi, perché, insomma, non si capisce poi perché, pure le gambe, non no? Si capisce proprio perché devono intervenire con la polizia quando già loro sono appunto agenti di polizia, quindi non c'è bisogno di questo secondo intervento. Prendiamo un'altra telefonata e poi ripartiamo con la Will. Pronto? Pronto? Prego. Pronto, buonasera, senti, io sono un tassista di Roma. Prego. È dall'80 che faccio il tassista. No, volevo parlare degli noleggiatori di fuori Roma, che ormai sono più di noi, però per quanto riguarda quello il regolamento stradale, no? Non riesco a capire perché loro è tutto ammesso, stanno in doppia fila, terza fila, tutti davanti agli alberghi, tutti a Fontana di Trevi, a Circo Masio, non vengono mai mandati via, oppure fanno parte di un'altra cassa, non so che. No, io come mi fermo con cortassie, so, 2 minuti vengo mandato via, a Piazza di Spagna le dico come siamo trattati. Non so, mi sembra che non è una cosa giusta, come se sta quello che sta succedendo qui a Roma. Grazie ancora una e poi subito gli ospiti. Pronto? Sì, pronto. Prego. Senta, per favore, io ho 83 anni e mia moglie 82. Prima ci mandavano la tessera per viaggiare a Roma gratuitamente. Adesso da mo che non ce la mandano più, ma che va bene, esiste. D'accordo, però oggi non coinvolgiamo gli ospiti che stanno qui con i problemi dell'ADA, che li risponderemo in maniera puntuale magari in una prossima trasmissione, anche se ne abbiamo detto più di una volta come ha funzionato tutta questa vicenda. Dicevo, allora, il sindacato, no? Rispetto a questa normativa, che novità sta portando? Ne ha portate? Ma io vorrei entrare nel merito dicendo cose chiare. Qui mi pare di aver capito che tutti accusano i vigili di non risolvere i problemi dei commercianti rispetto agli ambulanti, dei pedoni rispetto agli automobilisti, sempre qualcuno contro, dei tassisti rispetto ai gli NCC, che sarebbero il noleggio con conducente. Partiamo dagli ambulanti o extracomunitari che stanno sui nostri marciapiedi romani. Signori, qui non è un problema di polizia municipale, noi interveniamo, sequestriamo. Ci abbiamo il magazzino di Via di Salone che è strapieno di borse, di ombrelli, di tutto. Li regaliamo quando ci sono le feste patronali, le parrocchie ce li chiedono e noi li regaliamo. Ma noi non lo risolviamo il problema si risolve a monte. Si risolve in quelle aziende in Campania, a Caserta, a Napoli, dove si producono queste cose. Quindi per fermare, non siamo noi, noi prendiamo quello che troviamo sul marciapiede quando scappano. Spesso a nostro rischio e pericolo, perché per esempio ci sono alcuni africani che sono abituati e quando litigano danno i morsi sulle spalle, dove sulle braccia. Io ho visto colleghi con morsi sulle braccia a livello assurdo, nemmeno il peggiore dei coccodrilli, perché loro sono abituati così, la loro cultura. E quindi noi addirittura, il nostro ex comandante Zanetti provò a dire mettiamo le unità cinofile
Poi Veltroni, siccome fece una battuta infelice il dottor Zanetti, disse così li siamo contro gli esseri unitari quando ci è, e Veltroni giustamente li tolse. Ma guardate, le unità cinofile, la Guardia di Finanza, i Carabinieri ce l'hanno tranquillamente, basta non aizzarli, insomma, sono a scopo intimidatorio. È stata un'infelice battuta. Beh, il battuto è battuto, io penso che se c'è bisogno bisogna no, che fare, insomma, no, solo come dobbiamo trasparso, cioè non dobbiamo sempre solo come difesa, no. Carne di da macello, certo, certo, siamo certo, stanchi, eh. Sì, sì, bisogna sì, che ci difendiamo anche noi, che però la legge, quindi sei lo so, ma non ne possiamo più. A scopo di difesa sì, va fatto. Quindi torniamo a dire che l'ambulantato noi lo combattiamo, ma la Guardia di Finanza deve andare lì dove si producono e dove la camorra poi li esporta verso le aree metropolitane. E questo per quanto riguarda l'abusivismo commerciale. E l'ultima polemica del tassista romano contro il noleggio con conducente, forse i cittadini non sanno, ma l'NCC, diciamo che il noleggio con conducente è una macchina, è un taxi che praticamente fa il taxinaro tutelato da una legge speciale che consente l'affitto, diciamo, della macchina più l'autista. Il problema vero, e ha ragione qui il tassista, che Roma è invaso di noleggiatori con conducenti. Ma è la legge che lo consente, non è la legge che lo consente, noi non possiamo fare nulla. Purtroppo ci sono piccoli comuni che magari a fronte di 1000 abitanti hanno 15 noleggiatori che possono operare su tutta, su tutta la regione Lazio. Quindi da tutti i comuni del Lazio vengano a Roma, si mettono davanti gli alberghi oppure hanno amici con gli albergatori e quindi operano in questo senso. Prego, prego, è che Cordo la mi chiedeva, cioè, sì, pensava che finissimo alle 3:15, poi siamo alle 3:30. Quindi non è vero, rispondo all'amico tassista, non è vero che noi chiudiamo un occhio su una legge inconducente rispetto ai taxisti, assolutamente no. Purtroppo, lo diceva prima Mauro Cordo e gli altri colleghi, purtroppo siamo pochi per strada, perché ci chiedono di fare altre cose. Bene, allora invece coinvolgiamo l'avvocato sul problema della normativa regionale, no? Perché io me la so letta, in effetti se quella norma fosse applicata ci stanno delle speranze che questo corpo, non soltanto a Roma ma in tutta la regione, dovrebbe funzionare come scintillare addirittura, no? Sì, ma purtroppo il problema di sempre è che non viene applicata perché ancora non viene dato corso a questa cosa e non è finanziata. Quindi tra l'altro c'è un problema di copertura finanziaria, perché ovviamente ogni legge, per bella che sia, chiede l'occupazione di risorse e in modo particolare di risorse economiche. Laddove non c'è una copertura finanziaria è inutile fare una bella legge se poi non può essere messa in atto perché servono i soldi, quindi rimane ferma lì in attesa che ci sia un finanziamento. Quindi speriamo che nel prossimo bilancio regionale speriamo. Senta Gordo, diceva un telespettatore complimentandosi col presidente dell'Arbo, cioè, anche perché poi lui insomma tira fuori le cose che non vanno, non guarda in faccia a nessuno. In questo ambito c'è stata la famosa storia della Zarina, eh? Ce la racconta, ci dice che è andata a finire, che cosa è successo, quali sono di questa vicenda. Allora, la Zarina, questo si dentro di voi, no? Certo. Senza scrupoli e senza confini. Assolutamente. Allora, è successo che molti colleghi del settimo gruppo, ma di anche altri gruppi che questa signora Zarina, così la chiama, cosiddetta la chiama il quotidiano La Repubblica, in effetti è la dottoressa Modafferi, Raffaella Modafferi, che è la comandante, la dirigente più che la comandante del settimo gruppo. E siccome dove è stata, in qualsiasi gruppo è stata, purtroppo c'è stato sempre da parte di una parte del personale, anche una parte diciamo abbastanza diciamo corposa, che si è lamentata, perché lei ha dei modi, un atteggiamento, una terminologia che dà fastidio ai colleghi. Ma a prescindere da questo, ci è stato segnalato più volte che questa signora, che è così diciamo legge a tutte quelle sono le regole, però poi lei delle volte le regole non le rispetta. Sono state riprese immagini, fotografie, mi pare che l'hanno ripresa. Sì, un giorno mi ha chiamato il quotidiano La Repubblica dicendomi che aveva delle foto della dottoressa Modafferi che faceva un uso improprio dell'autovettura di servizio
addirittura passava sulle corsie preferenziali e addirittura caricava frutta e verdura sull'auto di servizio. Io, conoscendo, diciamo, il giornalista, persona serissima, persona, naturalmente mi sono fidato delle sue dichiarazioni, di quello che mi diceva, e ho dato le mie dichiarazioni. Che cosa è successo? Che per ben due giorni questa signora è apparsa sul quotidiano, sui maggiori telegiornali, da TG5, TG3, TG1, eccetera, eccetera, praticamente, dove facevano presente che una persona così legge al proprio lavoro comunque infrangeva quello che è la legge, perché fare uso improprio dell'auto di servizio è reato, è peculato, e tanto più anche con l'autista vigile urbano. E no, quindi, no, dal parrucchiere, ma dal parrucchiere, da no, che si è letto, dal almeno, parrucchiere no, non mi risulta. Però, no, lo diceva il giornale, poi non so se c'è riscontro. Questo non lo so, non l'ho letto. Ho letto però che faceva questo uso dell'auto di servizio, che passava sulle corsie preferenziali quando non doveva, mm-hmm, e che caricava frutta e verdura sull'auto di servizio. Ho naturalmente ho lasciato la mia dichiarazione, però ecco, ritengo che fare una cosa del genere sia da parte di chi indossa la divisa, ma tanto più da chi dirige un gruppo di agenti ufficiali di polizia giudiziaria, è di una gravità unica. Quello che mi meraviglia, quello che ci meraviglia, perché tutti i giorni ricevo telefonate da parte dei colleghi, che questa signora continua, persiste nel fare uso dell'auto di servizio per essere prelevata e accompagnata. Non so se passa ancora sulle corsie preferenziali, quindi non posso dirlo, ma che nessuno, almeno da quello che ci risulta, abbia preso un provvedimento serio. Dico nessuno, perché comunque questa signora continua a stare lì al settimo gruppo a fare questo. Noi chiederemo comunque, tramite il nostro ufficio legale, l'avvocato Di Salvio già ne ha conoscenza, chiederemo al comandante del corpo a breve quali sono state prese, iniziative sono state prese, dopodiché manderemo tutto alla Corte dei Conti e alla Procura Generale della Repubblica. E questo vi fa onore, perché significa non fate sconti a nessuno. Vogliamo pulizia nel corpo, cioè chi sbaglia paga. Grazie. Gruppo di telefonate. Pronto? 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 Prego, buongiorno. Ah, buongiorno, senta. Intanto non è vero che i vigili urbani di Roma non fanno il proprio dovere. I vigili urbani di Roma sono molto preparati a fare il proprio dovere. Questo io lo posso assicurare, perché lo vedo tutti i giorni, tutti i momenti. Per quanto riguarda l'abusivismo commerciale, c'è una burocrazia molto complessa e profonda dove non permette al vigile urbano di fare il proprio dovere come dovrebbe farlo, perché il sequestro, i verbali, il deposito, è una cosa, un carcere dove l'ingegnere urbano tanto volte viene impegnato per una giornata intera per fare un sequestro di un extracomunitario. Cioè io ritengo che più che altro la colpa non sia dei vicini urbani, ma sia degli amministratori. Amministratori capitolini, che una buona parte, e questo io lo posso assicurare, non sono manco preparati con le leggi italiane, per quanto prevedono le leggi italiane o per quanto prevedono le leggi regionali. Va bene, grazie. Siccome li abbiamo spesso ospiti qui, gireremo la sua osservazione come avremo i primi consiglieri comunali nella nostra trasmissione. Pronto? Sì, buonasera. Prego. Senta, io abito vicino a quel parco chiamato Star Village, fatto in zona Torrino, vicino a Decima, e lì c'è proprio circa un paio d'ore fa ho letto l'avviso, le palettine che sono messe dal comune con tutto quello che si può fare e quello che non si può fare. Purtroppo viene fatto continuamente quello che non si può fare. Per gli anziani è un pericolo andarci, perché i ragazzetti così tanto amati dai loro genitori vanno in bicicletta in velocità, i bambini hanno addirittura le macchinucce elettriche, e mi hanno detto che i vigili urbani si vedono certe volte in borghese. Io, per dire la verità, non li ho mai visto, l'estate si capita spesso, d'inverno un po' meno. Cioè, dice il dottor Felli, dipende dall'educazione civica, perché a parte, certo, che a Roma i romani penso che siano se no il 20%.
però tutta questa gente che è piombata a Roma, tutta questa gente che non ha saputo dare il minimo di educazione ai loro bambini, che gli dobbiamo fare? Grazie signora, grazie, grazie dell'osservazione. Andiamo da, dalla vicepresidente. Pronto? È arrivata un'altra telefonata di corsa al volo. Prego, prego, la prendiamo subito. Dica. Pronto? Sì, senta, per quanto riguarda il Tassinaro, è una guerra fra poveri, perché c'è una legge sia italiana che a livello europeo, dove i colonizzatori sono veramente non autorizzati, ma possono andare in tutta Italia, non certo. Solo a Roma. Quello l'abbiamo detto, signore. Certo. Ecco, glielo dico a Tassinaro che non è vero che favoriscono i colonizzatori vigili. Va bene, grazie, questa è l'opinione contraria di quello che ha detto il vigile. Se abbiamo un'altra ancora? La prendiamo subito. Se... Ecco, allora, dicevo alla vicepresidente, molte malattie di servizio, quindi persone che sono costrette ad andare magari in maniera anticipata anche in pensione e così via. Ecco, qual è il quadro della situazione? Addirittura persone che decedute in servizio per cause di servizio. Qual è il quadro della situazione? È devastante. Allora, devastante e incoraggiante, purtroppo non è così bello il quadro. Partiamo da questo presupposto. Circa un mese fa, se non di più, un nostro collega ha avuto a visita medica chiamato a seguito di un infortunio in servizio. Infortunio in servizio significa che io durante l'espletamento del mio lavoro mi faccio male. Ha chiesto la causa di servizio perché è uno, devo dire, tra i fortunati che ancora, perché col decreto Monti dal 6 dicembre non veniamo neanche più tutelati in questo. Il collega si è visto licenziare dal Comune di Roma. Licenziare? Sì. Questo è un collega che non solo ha patito le pene dell'inferno in ospedale, coma farmacologico, ha subito un intervento alle vertebre e con tutto quello che ne consegue, spese di fisioterapia. Il ringraziamento è stato che secondo me non hai più i requisiti e quindi ti faccio la risoluzione del rapporto di lavoro. E questo è un assist per l'avvocato, perché lei sta intentando una serie di cause, sì. Comprese queste? Sì. Io ho una causa pilota di una persona che è deceduta, pensiamo, dalla documentazione che abbiamo noi è depositata per causa di servizio, già prima che venisse abolita la causa di servizio. Poi ci sarebbe tutto, affronteremo sicuramente quanto prima un discorso sull'incostituzionalità della legge che ha previsto l'abolizione della causa di servizio, perché in realtà se io ho delle patologie che mi scaturiscono in conseguenza del servizio non capisco perché non debbano essere riconosciute causa di servizio solo perché un decreto legge ha detto che non esistono più le cause di servizio. E allora io o mi tutelate prima e non c'è la pazienza, esattamente, esattamente. Quindi anche a livello di giustizia siamo monchi da una parte, perché c'è questa legge che dice che cause di servizio non esistono più, punto. Ma io porterò, io andrò avanti sicuramente perché c'è secondo noi una incostituzionalità, porterò della documentazione che ovviamente dimostra che questa persona è deceduta a causa dei fumi, a causa di tutto ciò che ha patito nello svolgimento della viabilità, perché di tutto abbiamo parlato, ma non abbiamo parlato anche dell'esposizione che subiscono queste persone per 6-7 ore al traffico in mezzo allo smog, allo stress, alla preoccupazione di essere investiti e tutto quanto. Io credo che si debba andare avanti su questa cosa perché è una cosa che non può essere tutelata, non può essere non tutelata. Chi ha delle problematiche di salute per causa di servizio dovrebbe essere riconosciuto, perché l'infortunio sul lavoro è tutt'altra cosa, in quanto l'INAIL dopo la prima e la seconda visita non ti ritiene idoneo e ti manda in servizio, senza neanche riscontrare la patologia. Quindi poi una volta che uno viene rimesso in servizio si deve ridare malato con ulteriori costi e tutto quanto e non ha la possibilità di dimostrare perché non esiste più la causa di servizio. Bene, speriamo che la Corte vi dia ragione. Abbiamo avuto solo quest'anno 12 deceduti e le dico che sono solo 12 per un motivo, perché grazie a Dio abbiamo una cosa che funziona, la famosa 335, permette in caso che il collega sia quasi ai livelli, mi dispiace dirlo, alla fine della sua esistenza,
garantire un minimo i figli e la moglie. Quindi molti dei colleghi sono andati in 335 e questo significa non contarli tra i morti in servizio, ma come pensionati. Purtroppo ci abbiamo un grosso problema, i controlli. Io mi assumo tutta la responsabilità di quello che sto dicendo, secondo me non ci fanno dei controlli ottimali. Io sono stata sottoposta nel 2009 a visita per la 626, io ho fatto delle analisi del sangue, ma nessuno si è mai sognato di riscontrarmi quanto benzene, quanto ossido di carbonio io avessi nel sangue, quanta piombe mia. Nessuno se l'è sognato di farlo. Mi hanno controllato. Queste analisi dove le fate? C'è una convenzione? Allora, prima le facevamo presso la BIOS, adesso presumo un laboratorio comunque privato. Quindi non presso una ASL o presso... Assolutamente no. No. Dopodiché si passa con questa analisi presso il nostro medico competente che valuta, ma valuta su quello che viene fatto. E quindi è altamente deleterio. Allora, le ultime due domande, una al sindacalista, cambio al vertice dei grandi capi dei vigili urbani di Roma, possiamo fare un bilancio di questi primi sei mesi? Innanzitutto ci ha colto un po' di sorpresa, perché pensavamo che il comandante Giuliani venisse riconfermato almeno fino a alle prossime elezioni, sostanzialmente. Questo ci ha sorpreso. Un bilancio, diciamo, che è ancora presto per farlo, però possiamo dire che col comandante Giuliani avevamo un rapporto più collaborativo, più amichevole in un certo senso. Io parlo da sindacalista, si collabora bene. Il comandante Buttarelli è, come dire, uno che lavora molto dal punto di vista mediatico, informatico e di email. Lui praticamente dà disposizione dei messaggini, sì, dà disposizione via email, ma questa è tecnologia avanzata di cui purtroppo io sono un po' maleolitico in questo senso. Io scusa Franco che ti interrompo, ti devo dire che sei stato abbastanza magnanimo, perché io ti posso dire che con il comandante Buttarelli non abbiamo proprio rapporti, lui disconosce noi, noi disconosciamo lui, tutto qui. Sì, io ho un'ultima domanda però, perché noi abbiamo fatto da questa trasmissione, abbiamo dato, come dire, forza a un battaglia che riguardava l'IPA, no? Chiudiamo con una buona notizia. L'IPA è stata una battaglia dell'ARVO fortissima, che però devo dire ha dato i suoi frutti, perché siamo riusciti a mandare tutti a casa, come diceva quel famoso film, abbiamo mandato tutti a casa. Adesso c'è un commissario, c'è un direttore. Diciamo che siamo in attesa delle nuove elezioni. Eravamo rimasti d'accordo che si facevano proprio con l'amministrazione, c'era un accordo, un'intesa che si facevano a febbraio, arriva qualche notizia che si vogliono fare a fine anno. Non credo che sia questa la strada maestra. C'è anche un'altra cosa, qualcuno asserisce che si sono già aumentati lo stipendio, però dobbiamo verificare. Se così fosse, iniziamo una nuova battaglia contro l'IVA. E devo dire che anche la UIL sull'IVA è stata la sigla sindacale unica che ha preso una posizione forte e dura, e anche, diciamo, di collaborazione con l'ARVO. Ci vediamo ancora un minuto. Vogliamo dire a che cosa serve, a cosa dovrebbe servire l'IVA? Perché, viste le cose che sono state adottate in alcuni casi, noi. L'IVA è un istituto importantissimo, è un istituto di previdenza ed assistenza per i dipendenti del Comune di Roma. Però poi sono entrati a far parte dell'IVA altre società come l'AMA, altre strutture, eccetera. C'è una gestione politica che non piace, perché è un nostro istituto, lo paghiamo con i nostri soldi, vogliamo che sia funzionale, trasparente e sempre, diciamo, disponibile alle esigenze dei dipendenti comunali. Negli ultimi tempi così non è stato, e noi abbiamo fatto questa nostra battaglia che abbiamo vinto. Io vi ringrazio a tutti, non faccio l'elenco dei nomi perché sennò salta la trasmissione. Io ringrazio a voi, ringrazio questa trasmissione che ci dà modo di poter colloquiare con i cittadini. A presto allora, arrivederci domani. Buonasera.